Un saluto a tutti cari amici di YouTube. Adesso volevo parlare di uno dei tanti misteri della psiche umana, uno dei tanti misteri riguardanti la parola benedizione e la parola maledizione. Di solito noi usiamo sempre nel linguaggio comune queste parole, solo che quando diciamo benedetto intendiamo dire qualche santo o la Madonna. Mentre quando diciamo maledetto qualcosa o qualcuno anche affascinante dal suo punto di vista del mistero, cioè dici maledetto però ti piacerebbe vedere cosa fa, tipo quando si tratta di artisti maledetti. Però artisti maledetti uno intende dire o il poeta Charles Baudelaire, oppure il pittore Vincent van Gogh, o purtroppo anche Michelangelo Merisi da Caravaggio, considerati artisti maledetti perché hanno avuto una vita non troppo facile, una vita movimentata, isolata dal resto del mondo. Chiusi nel proprio carattere e varie cose dicendo, però queste due parole nell'etimologia della parola hanno altri significati. Quando pensiamo a qualcuno maledetto, pensiamo chi si chiude in se stesso, chi non è compreso dalla società, chi si isola, chi fa delle cose che alla gente non piace, mentre il benedetto è qualcuno che tutti gli vanno dietro per avere qualche miracolo, per avere qualche sostegno, qualche consiglio, però ha qualcosa di molto più profondo la parola maledetto e la parola benedetto. Andiamo a parlare di una cosa scritta nell'Antico Testamento, però non mi ricordo il capitolo, i versetti e quale libro, però c'è scritto di quando i giudei erano in guerra contro i babilonesi, che un re babilonese, non ricordo il nome, aveva pagato a caro prezzo qualcuno affinché maledisse il popolo giudaico davanti alla folla. Però i giudei, che erano timorosi di Dio, cioè timorosi, erano aiutati da Dio, i giudei pregarono il Padre Eterno, pregarono Dio affinché andasse bene a favore loro. Allora cosa è successo? È successo che questa persona, ben pagata da questo re babilonese, è vero che andava maledicendo il popolo giudaico davanti a un gruppo, a un po', un numero indefinito di persone, ma è anche vero che Dio trasformava le sue maledizioni in benedizioni. Questo mi fa capire a una persona, tipo una specie di giornalista, che pagato da un capo di governo a parlare male di un popolo, un altro popolo, cioè il popolo che non è quello che viene maledetto, anziché capire letteralmente quello che lui vuole dire, lo capiscono a modo loro, ma capiscono il contrario di quello che lui vuole dire. Cioè, facciamo un esempio. Il popolo A è scomodo al popolo B. Il capo di Stato, il capo di governo del popolo B, paga a un giornalista del suo popolo a parlare male del popolo A. Il giornalista del popolo B ovviamente va in giro attraverso i suoi mass media parlando male del popolo A, ma tutto il resto del mondo, anziché capire quello che il giornalista vuole dire,
trasformano le sue parole in benedetto, come se avesse parlato bene di quel popolo, in modo tale questo il popolo babilonese ha avuto la peggio contro il popolo giudaico, nonostante questa persona andava maledicendo il popolo giudaico perché era ben pagato da un re babilonese, non so se era proprio della Babilonia o di qualche altro popolo, perché ci sono stati molti popoli che erano scomodi ai giudei. Sappiate che i giudei hanno conquistato gran parte del mondo. I giudei, scappando dal popolo egizio, andarono a conquistare nuove terre. E per conquistare nuove terre dovevano per forza dichiarare guerra ad altri popoli. Hanno avuto la meglio si dice perché hanno avuto la meglio perché c'è scritto nella Bibbia che i giudei erano il popolo eletto di Dio. A parte il fatto che Dio ama tutti i popoli senza nessuna distinzione né di razza né di religione né di ceto sociale. Poi, per quanto riguarda sempre la maledizione e la benedizione, anche nel popolo dei Wicca hanno un rito di maledizione. Uno dei tanti riti di maledizione, a parte le bambole voodoo, che ormai già lo conoscete, è inutile che ve ne sto a parlare, è quello del barattolo. Ovviamente la rete Wicca dice tutto puoi fare, ma mai del male dovrei arrecare. Quindi il popolo i Wicca non si vendicano uccidendo le persone, non si vendicano mandando qualcuno a far uccidere, ma hanno parecchi riti, tra cui quello del barattolo. Prendono un barattolo, ci mettono dentro dei pezzi appuntiti o chiodi arrugginiti o lamette usate o pezzi di vetro rotti, poi lo sigillano con un coperchio, però prima di sigillarlo, dopo che mettono questi pezzi o di vetro rotto oppure di chiodi o di lamette usate, ci pisciano dentro. Se è una femmina può mettere anche qualche goccia di sangue mestruale. E poi lo sotterrano in una buca lontana dal centro abitato, almeno a 30 centimetri di profondità, in modo che nessuno può disotterrarlo, e quella persona, anche se cerca di fargli del male, il male gli viene ridato indietro. Allora, benedire significa dire bene, maledire significa dire male. Quando una persona è maledetta è perché tutti pensano male di lui, tutti pensano che non è capace di niente, tutti pensano che sia un ladro, che sia un malfattore, quello è il maledetto. Oppure quella persona, metti caso che una persona non riesce a trovare un posto di lavoro. Tutti si pensano che quello là non vuole fare niente, invece vuole fare, ma ha solo difficoltà nel cercare un posto di lavoro. Il benedetto invece è quella persona di cui tutti parlano bene di lui. Bene amici, prendete tutto quello che vi sto dicendo a pari di teoria o favola moderna. Bene amici, con questo è tutto. Un abbraccio dal Gran Mitico.